Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Il video di oggi è dedicato a tutte le persone a cui vogliamo bene e quindi andrò a realizzare delle idee regalo, dei pensierini, dei progettini fai da te, appunto, dedicati a tutte le persone che amiamo. E quindi possono essere i nostri fratelli, le nostre sorelle, i nostri genitori, i nostri amici, la nostra famiglia, i nonni, oppure anche una persona cara, una vicina di casa, insomma, tutte le persone a cui vogliamo bene. E sono tre idee regalo dove io appunto vi mostro la mia idea, ma poi voi potete personalizzarla come preferite, adeguandola di più, insomma, alla situazione o alla persona a cui vorrete fare questo regalo. Ma prima di iniziare, ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Tre progettini che però, utilizzati assieme, potrebbero anche creare un'atmosfera particolare per un momento importante come un anniversario, un compleanno, oppure un semplice modo per ringraziare o dire a qualcuno che gli volete bene. Dunque, come primo progettino ho pensato alle candele. Già conoscete la mia passione per le candele, soprattutto quelle profumate. Oggi però ne andremo a realizzare una personalizzandola completamente. Andrò quindi a prendere una semplice candela bianca e la trasformerò in qualcosa di molto carino, molto romantico, molto grazioso. Ovviamente io ho scelto questa decorazione, voi potete scegliere la decorazione che più preferite, che ne so, anche Spider-Man volendo. E per realizzare questa candela ho utilizzato un tovagliolo di carta. Quello che vado a fare adesso è ritagliare i cuoricini di questo tovagliolo. Benissimo, a questo punto, come ben sapete, i tovaglioli sono realizzati a più strati. E quindi io vado a tenere soltanto lo strato, quello dove c'è il disegno. Posiziono nella candela i cuoricini. Appoggio sopra la carta da forno. A questo punto prendo il phon e lo metto alla temperatura massima. E poi la potenza media o bassa, insomma, e con l'aria calda vado praticamente a sciogliere il primo strato di cera che incollerà i cuoricini all'interno della candela. Vedete praticamente che si sta sciogliendo la cera perché il cuoricino, diciamo, diventa più scuro, quindi quello è sinonimo che la cera si sta sciogliendo. A questo punto aspetto che la cera torni a raffreddarsi e poi vado a togliere la carta forno. Dunque, come secondo progettino e come seconda idea regalo, ho pensato di realizzare qualcosa che abbia a che fare appunto con i fiori. I fiori sono un must per quanto riguarda un regalo. È utile in qualsiasi occasione e va bene per essere regalato a chiunque, quindi alla fidanzata, ai nonni, ai vicini di casa. I messaggi che potete inviare con i mazzi di fiori sono infiniti. Uno tra tutto è quello, per esempio, di ringraziare o per dire a qualcuno che gli volete bene. Io ho sempre la casa piena di piante, piena di fiori, mi piace un sacco e non solo per tenere la casa in ordine, pulita e decorarla, ma anche per dirmi che mi voglio bene. Quindi, insomma, a me fa piacere vedere la mia casa in ordine, pulita, e secondo me il mazzo di fiori è il tocco finale. Questi qua, per esempio, li trovate sul sito di Colvin ed è un mazzo dedicato appunto alla festa di San Valentino, ma ci sono davvero tantissimi, tantissimi
mazzi tra cui scegliere. Basta che andate a cercare nel sito, è davvero la scelta è ampissima. Ci sono anche piante, quindi non soltanto fiori, ma anche piante tra cui scegliere. Nel sito, come vedete, ci sono dei mazzi che sono davvero qualcosa di meraviglioso. Inoltre c'è la possibilità di fare anche l'abbonamento dove decidete voi ogni quanto farvi spedire i fiori, che può essere ogni settimana, ogni 15 giorni, ogni mese, insomma decidete voi quando. E questa è appunto un'idea molto molto carina se anche a voi piace tenere i fiori in casa, non so, sopra la tavola. Colvin è un'azienda spagnola che garantisce la massima qualità e il miglior prezzo sul mercato, ma basta che fate una ricerca su internet e potrete vedere con i vostri occhi, insomma. Inoltre con Colvin, oltre ad avere la spedizione gratuita entro 24 ore, quindi non farete nemmeno la fatica di uscire di casa per andarli a prendere, potrete anche scegliere dove e quando far recapitare il mazzo di fiori o la pianta che avete scelto, e in più potrete anche scrivere un biglietto, insomma, personalizzato. Ed è soprattutto plastic free, quindi il mazzo di fiori vi arriva assolutamente intatto, senza involucri di plastica. Vi lascio qui sotto il link per andare a dare un'occhiata al sito, ma il regalo che faccio io a voi per dirvi quanto vi voglio bene invece è un codice sconto del 15%, quindi scrivendo Selena Colvin nel vostro ordine, beh, potrete ricevere appunto questo buono sconto. Insomma, amici, fidanzati, figli, nipoti, fate un mazzo di fiori, ogni tanto regalate un mazzo di fiori alle persone che volete bene o semplicemente a qualcuno per dirgli che lo ringraziate o che lo state pensando. E se non c'è nessuno che ve lo regala, regalatevelo da soli. Quindi, tornando a noi, per questo progetto qui ho pensato appunto di realizzare un vaso personalizzato, appunto per poter inserire all'interno i nostri fiori. E per realizzarlo ho utilizzato del latte. Dunque, per decorare questo vaso utilizzo gli stessi cuoricini che ho utilizzato per decorare la candela. Vado anche qui a togliere i due strati in più e tengo soltanto quello più fino. E ora utilizzerò del latte per incollare il cuoricino. Quindi prendo un po' di latte, lo passo sul mio tovagliolo ed infine lo vado ad incollare. Dopodiché prendo un indelebile e vado a scrivere il mio messaggio nel vaso. Ed ecco qua. Anche questa decorazione è finita ed è stato davvero velocissimo. Come ultimo progetto fai da te, un regalo davvero molto molto speciale ed è questa Bath Bomb che io ho realizzato a forma di cuore, ma ovviamente potete realizzare la forma che preferite, molto molto speciale perché all'interno contiene una sorpresa. Allora, io ho scelto di mettere all'interno un anello di fidanzamento, però è ovvio che in base alla persona a cui lo regalate andrete a cambiare la sorpresa all'interno, come per esempio può essere un braccialettino o una semplice frase o un pensiero da dedicargli. Allora, comincio con il bicarbonato di sodio e verso mezza tazza di bicarbonato di sodio, quarto di tazza di amido, un quarto di tazza di acido citrico, dunque mettiamo un attimo da parte le polveri e prendiamo un altro bicchiere dove vado a versare un cucchiaino di bagnoschiuma. E vado a mescolare. Dunque, vado a versare adesso di nuovo il bagnoschiuma all'interno della ciotola dove avevo
utilizzato gli ingredienti secchi. E comincio andando a mescolare inizialmente questo cucchiaino di bagnoschiuma e poi eventualmente ne vado ad aggiungere un altro. Molto bene, a questo punto il composto è pronto, come vedete se ne prendo un pochino e lo comprimo mantiene la forma, quindi questa è la giusta quantità di umidità che deve avere il composto. Mi raccomando non esagerate perché altrimenti incomincia a frizzare. Dunque a questo punto andiamo a sistemare l'anellino, io ho scelto di proteggerlo con questa plastica appunto a bolle. Voi potete utilizzare anche per esempio della paglia colorata e tra le altre cose io ho scelto di inserire come sorpresa un anello, ma potete per esempio metterci anche un braccialettino oppure una semplice frase con una dichiarazione d'affetto. La vado a chiudere, vado a decorare il mio stampino con dei glitter colorati, sono degli zuccherini alimentari. E infine vado a riempire lo stampino con un po' del composto che ho preparato. Benissimo, chiudo il cuoricino. E a questo punto devo attendere 24 ore, quindi fino a domani, per aprire questa Bath Bomb e vedere il risultato finale. La Bath Bomb a questo punto è pronta. Vado semplicemente a toglierla dallo stampino. E questo qui è il risultato finale. Una volta messa nella vasca da bagno, incomincerà a frizzare, a fare un po' di schiuma e alla fine libererà la sorpresa all'interno. E niente, con questo è tutto. Io spero che il video vi sia tornato utile. Io spero di avervi dato qualche idea carina, insomma, su come dire alle persone che amate che gli volete bene. Come sempre, lasciate un mi piace al video se vi è piaciuta questa tipologia di video, se ne volete vedere altri o semplicemente per sostenermi. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, se volete vedere un video simile ve lo lascio linkato qui sul pallino informazioni che non mi ricordo mai dov'è. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao! Ho quasi finito, adesso arrivo. Ho finito, adesso arrivo. More! Ma me lo regali un mazzo di fiori per San Valentino? Ma con Colvin non fai neanche la fatica di andarlo a prendere, te lo spediscono a casa. E puoi anche farmi scrivere un bigliettino con scritto che mi ami. Allora me lo prendo da sola.